Uno sguardo alla Terra è stato un lunghissimo viaggio perché siamo partiti quasi 2 anni fa, nel maggio 2016, se ci pensi, quasi 2 anni fa, sì. E con l'augurio di portare grandi registi documentaristi in Sardegna, perché dovevo raccontare il cinema del reale, dovevo raccontare però anche la figura di Fiorenzo Serra. E dunque, cosa è successo? Che alcuni registi purtroppo non sono potuti venire, dunque sono andato io. E dunque questo film mi ha portato in Cina, nelle Filippine, in America Latina, insomma, ho girato mezzo mondo. La cosa importante è stata che ho mostrato L'ultimo pugno di terra, che è uno dei capolavori del cinema sardo, appunto di Fiorenzo Serra, e lui e questi grandi registi, vedendo questo film, si sono appassionati e hanno parlato del loro cinema. È stata un'esperienza bellissima. Adesso il film esce, con Istituto Luce Cinecittà faremo delle anteprime nelle maggiori città italiane, e poi ci sarà una prima televisiva in autunno che sarà annunciata più avanti. In questo processo mi sono posto come osservatore. La mia figura di regista è stata anche quella di stare in disparte, di vedere le reazioni, cioè che cosa succedeva dopo la visione di questo film, vedere che cosa scatenava negli animi di questi grandi personaggi del calibro di Wan Bing, Brillante Mendoza, Merhao Skuei, José Luis Guerin, l'italiano Vincenzo Marra, che è uno dei più grandi documentaristi italiani, giovanissimo pure lui, però un grande documentarista. Ecco, mi sono posto in disparte, ho osservato le loro reazioni sono soprattutto verbali, che poi loro ci raccontano da quelle immagini il loro sentimento di cinema, i loro sentimenti di popolo, di terra, la loro visione di terra. Una grande responsabilità parlare di Fiorenzo Serra, che non è un regista conosciuto, però è un regista molto apprezzato in ambito documentaristico. Una grande responsabilità soltanto il fatto di iniziare una discussione partendo da un film a loro sconosciuto, dunque è stata lì un po' la paura, però i grandi registi poi hanno subito apprezzato il livello cinematografico di quest'opera, e quello è stato il gap che ha fatto partire tutto, cioè un'opera così importante degli anni 60 che è diventata poi un caposaldo del cinema anche sardo. E questa situazione mi ha permesso poi di dialogare con loro di cinema documentario, di popoli, di fenomeni migratori, di ambiente, di inclusione, insomma, i registi hanno spaziato in tanti argomenti.